Carissimi, benvenuti nella nuova top 5 completamente gratuita dei giochi Android per il mese di ottobre. Il primo titolo dei 5 si chiama Turn Right e, come suggerisce anche il nome, dobbiamo far svoltare la piccola auto verso destra. La difficoltà sta nel non farla scontrare contro le pareti, anche perché possiamo solo andare verso destra, non potendo raddrizzare la traiettoria. Il prossimo titolo è Core. L'obiettivo del gioco è arrivare il più lontano possibile collezionando le sfere di luce. È un titolo che vi consiglio di gustare con delle cuffie in maniera rilassata, questo perché l'audio vi immergerà nella piacevole oscurità del livello, che sembra generarsi proceduralmente. Fate attenzione però, nell'oscurità dovrete evitare gli ostacoli. Ostacoli che si muovono alzando la difficoltà del gioco. Davvero un piccolo capolavoro audiovisivo. Il titolo seguente è 4 Blocks Puzzle. Dobbiamo fare soltanto una cosa, riuscire a mettere vicini 4 blocchi dello stesso colore in modo da formare un quadrato. La difficoltà del puzzle sta nel fatto che dobbiamo evitare di incasinare il piano di gioco, dovendo quindi trovare le migliori combinazioni per ottenere il maggior punteggio. In tutto questo avremo la possibilità di far ruotare i blocchi da piazzare. Insomma, un bel passatempo. Il prossimo titolo è Splish Splash Pong. Nel gioco dovremo far rimbalzare una simpatica paperella su e giù per la mappa. Bisogna fare attenzione però ai pesci che passano. Infatti rappresentano un vero e proprio ostacolo da evitare. Alcuni sono più grossi e lenti, altri sono più piccoli e veloci. Quelli vi fregheranno. Per fortuna abbiamo la possibilità di far cambiare direzione alla nostra paperella. In questo modo possiamo salvarci. In caso di sconfitta possiamo far resuscitare la paperella guardando un AD di pochi secondi. Un giochino non troppo impegnativo, ma visivamente accattivante. L'ultimo titolo della selezione è What Game Is It? Questo è un gioco davvero geniale, un plauso agli sviluppatori. Quello che dobbiamo fare, sì, mi riferisco a voi, gamer appassionati, è indovinare il nome del gioco cercando di riconoscere la figura a cui appartiene. Non è così banale, eh? Ci sono titoli davvero difficili da indovinare. Per fortuna, con i punti accumulati possiamo richiedere qualche aiutino, come ad esempio rivelare alcune lettere. Quindi mettetevi comodi, perché i titoli da trovare sono davvero tantissimi e le figure in 8 bit sono davvero ben disegnate. Ragazzi, se questa piccola top 5 vi è piaciuta, lasciate un like al video ed iscrivetevi al canale. E non dimenticate di attivare la campanellina. In descrizione trovate tutti i link al download sul Play Store, oltre ai miei social che vi invito a sbirciare. Con questo ho detto tutto e quindi passo e chiudo. Ciao!